Con il concorso enogastronomico La Cucina di Montagna si è conclusa all'Hotel 5 Miglia di Rivisondoli la seconda edizione della settimana di alternanza scuola-lavoro degli studenti dell'Istituto Alberghiero Pantaleone Comite di Maiori in provincia di Salerno. Attività formativa fuori regione che la Scuola Superiore della Costiera Amalfitana sceglie di fare da alcuni anni in Abruzzo grazie a una proficua collaborazione fra Hotel Spa ai confini con Roccaraso e i professionisti del settore usciti dall'Istituto Maiorese. Per una settimana l'hotel è stato letteralmente invaso da 62 allievi, provetti cuochi, camerieri, pasticceri, barman e barminds che hanno servito e cucinato per gli ospiti della struttura alberghiera. Tra i gruppi di studenti ai quali è stato dato il compito di simulare l'attività quotidiana dell'albergo, un'attività quotidiana di 8 ore che li ha visti impegnati nei laboratori di cucina e pasticceria, sala e bar. Il concorso enogastronomico, in cui gli studenti provenienti da una zona di tradizione marinara si sono cimentati con gli ingredienti tipici della tradizione abruzzese utilizzando le sole risorse del territorio, ha vinto il dulcis in fundo, il dessert pansoffice alle mandorle con croccante al cioccolato che ha superato al photo finish gli altri tre piatti proposti dalla giuria, l'antipasto, tortino di patate con funghi porcini su vellutata di caciocavallo, di mucca podolica e bacon croccante, il primo, involtino di pasta all'uovo al ragù di agnello e il secondo, filetto di maialino nero in CBT in crosta di pane croccante, con granella di pistacchio e castagne glassate e riduzione di Montepulciano, il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini abruzzesi. Riscontro più che positivo da parte della giuria del concorso, presieduta dallo chef Maurizio Agreste e composta da Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona, originario della costiera amalfitana, Maurizio Iafrate, fiduciario dell'Associazione Italiana Sommelier, i proprietari dell'Hotel 5 Miglia, Ennio e Francesco Cipriani, Massimo Ferraioli, ex docente d'inglese dell'alberghiero, in rappresentanza della nota famiglia di albergatori maioresi, e Pierluigi Spiezia, giornalista consigliere SGA FNSI del CRAM e la consulta dell'immigrazione della regione Abruzzo.